Ci troviamo con la signora Cristina Cattaneo. Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto una lettera da parte di 33, firmata da 33 genitori, per la vicenda che riguarda la scuola di Morra e Badia Petroia. Ci sono stati anche incontri con gli amministratori comunali, diciamo così che non siete rimasti soddisfatti da questa riunione e avete inviato questa lettera al sindaco e ad alcuni assessori, anche al dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Burri di Trestina. Che cosa chiedete? Di conoscere l'esatta situazione di questa scuola, niente di più. Avevamo fatto delle domande in occasione di questa riunione, le risposte che abbiamo avuto non sono state quelle che aspettavamo. La nostra è solo una richiesta all'amministrazione comunale, non siamo intenzionati a avere le risposte, ma vogliamo comunque un dialogo con loro, un dialogo costruttivo, perché noi vogliamo semplicemente il bene dei nostri figli. Dove li manderemo a noi non importa, purché la scuola sia sicura. E questo non con deroghe, non usufruendo di agevolazioni piuttosto che opportunità di mantenere aperto un istituto che non è a norma. Non stiamo dicendo che questo istituto non è a norma, ma vogliamo esattamente sapere com'è, visto che è degli anni 60. Ecco, si legge in vari passi di questa vostra lettera la sicurezza dell'agibilità e all'interno quindi che ci siano tutte le cose come devono essere all'interno di una scuola. Agibilità, sicurezza massima per i bambini. Esatto, è importantissimo. È una cosa su cui io non mi sento di rinunciare. Piuttosto mio figlio sta a casa se la scuola non è sicura, o lo porto in un istituto anche più lontano se la scuola non è sicura. Non posso pensare di mandare mio figlio in una scuola che non offre tutte le garanzie possibili. Non ci affidiamo al fato, affidiamoci a dati concreti. Cerchiamo di lavorare sulla prevenzione. E se la prevenzione non si fa nelle scuole? Cioè, questo aspetto ha del paradossale. La scuola che dovrebbe essere l'esempio, che non fa quello che invece andrebbe fatto. Allora, ecco perché io chiedo solo risposte per il momento e poi da lì faremo le giuste valutazioni. Che il sindaco produca una serie di documenti che ci metta in condizione di capire com'è questa scuola di Badia, che interventi sono stati fatti, se tutto è a norma, se sono soddisfatte veramente tutte le normative sulla sicurezza, sull'agibilità, prevenzione incendi, una stupidaggine, che non lo è affatto, se le vetrate sono a norma, se le scale sono a norma. Una volta che noi sappiamo questo, potremo valutare se veramente la scuola è sicura. Quindi non perché ci viene detto è sicura, ma noi vogliamo valutarlo, vogliamo vederlo documento per documento.